impatto sull'ambiente di quest'opera è stato valutato tramite le procedure di valutazione di impatto ambientale, trasparenti, con la conferenza dei servizi, con l'ascolto di tutte le obiezioni. Dobbiamo anche decidere se siamo in grado o no di fare le opere pubbliche in Italia. L'impatto ambientale, la cosa più importante è che passa sopra alle falde acquifere di Marsaglia, quindi potrebbe andarle a compromettere. L'acqua di Marsaglia serve per gran parte della città di Modena, che va dentro negli acquedotti. Il ministro ha detto che partiamo nel momento in cui abbiamo sottoscritto nei prossimi giorni l'atto aggiuntivo. Quindi il tema è sottoscrivere questo, il giorno dopo si può partire. Un progetto che è stato presentato, approvato nel 2010, ma in cui la data del progetto era del 2005 e diciamo dove oggi, che siamo nel 2016, quindi praticamente a 10 anni di distanza, diciamo non risponde più quel tipo di progetto, quello che è lo scenario, il contesto diciamo intorno. Lei è ancora convinto dell'utilità dell'opera comunque? Beh, l'opera è utile, è l'utile per forma, non io, la spiegavo io a chiedere agli imprenditori. Noi stiamo continuando a investire tantissimo su questi territori, per credere in questo territorio è anche necessario che il territorio sia connesso con le opere infrastrutturali e viarie nazionali, e quindi quest'opera c'è consenso perché è giudicata positiva e essenziale. Come diciamo che le popolazioni non sono tanto d'accordo con quest'opera. Le popolazioni sono state ascoltate, i sindaci rappresentano le popolazioni, il fatto che ci sia qualcheduno, qualche comitato che è contro fa parte normalmente di quando si costruisce una grande opera. Noi abbiamo, credo, discusso a lungo di questo progetto, non è un progetto improvvisato. Si cercherà e si è cercato di tenere conto di tutte le osservazioni e si continuerà a fare questo lavoro, non è finito. Il lavoro... rischio di fare un flop come la Brebemi a Milano? Ma direi proprio di no. Noi abbiamo fatto grandi simulazioni qui e quindi francamente direi proprio di no. Noi vorremmo capire se c'è la possibilità di rivedere il progetto come prevede il nuovo codice degli appalti in funzione appunto di questi nuovi scenari che dal 2005 a oggi sono cambiati. Signore, una domanda sul carbon footprint, se avete fatto delle analisi sull'impatto della anidride carbonica prodotta dall'autostrada. Sì, adesso come ha visto... Allora, complessivamente sì, esiste un dato complessivo, avete visto che solo il fatto di immaginare tutta una serie di impianti fotovoltaici ha un beneficio importante rispetto a... So che di cosa lei sta parlando, ma le dico che va rapportato a quanto si risparmia rispetto all'inquinamento ambientale, il bilancio è positivo.